Benvenuti nel mondo dei podcast della Verità. Buon ascolto. Sono Sergio Giraldo, scrivo per La Verità e questo è Mai Dire Blackout, il podcast della Verità che fa il punto su quanto è accaduto durante la settimana nel mondo dell'energia, della cosiddetta transizione ecologica e delle commodity, dando uno sguardo alla stampa internazionale. Il più ricco 1% del paese possiede metà della ricchezza del paese, 5 trilioni di dollari. Un terzo di questi viene dal duro lavoro, due terzi vengono dai beni ereditati, interessi sugli interessi accumulati da vedove e figli idioti. E dal mio lavoro, la speculazione immobiliare. È una stronzata. C'è il 90% degli americani là fuori che sono nullatenenti, o quasi. Io non creo niente. Io possecco. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato. E tu ne fai parte. La lezione di Gordon Gekko al giovane Bud Fox nel film Wall Street di Oliver Stone. Le notizie, le guerre, le carestie, il prezzo di uno spillo. È il libero mercato e tu ne fai parte. Bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mai Dire Blackout e iniziamo questa puntata parlando degli attacchi che l'Ucraina ha lanciato questa settimana verso le infrastrutture energetiche russe. L'Ucraina ha infatti intensificato gli attacchi dei droni sulle raffinerie di petrolio nel profondo della Russia, in quello che alcuni funzionari hanno descritto come uno sforzo aggiuntivo per colpire l'economia del paese. In due giorni di attacchi sono state confermate esplosioni in siti nelle zone centrali come Ryazan, Kstovo e Kirishi. Le strutture danneggiate, che stanno a diverse centinaia di chilometri dal confine con l'Ucraina, rappresentano circa il 10% della capacità di raffinazione del petrolio russo. Un funzionario ucraino ha detto che l'Ucraina sta implementando sistematicamente una strategia per privare il nemico delle risorse e ridurre il flusso di petrolio, di denaro e di carburante verso l'estero. Gli attacchi ucraini alle raffinerie di petrolio russe arrivano in mezzo alla crescente frustrazione nel paese per l'approccio esitante che le potenze occidentali hanno adottato per colpire le entrate energetiche di Mosca. Mentre il G7 e l'Unione Europea hanno cercato di limitare il prezzo al quale la Russia può vendere il suo petrolio, hanno anche cercato di mantenere i barili russi sul mercato per evitare un picco di prezzo in vista delle elezioni americane di novembre. La Russia questo mese ha peraltro implementato un divieto sulle esportazioni di benzina nel tentativo di mantenere internamente i prezzi stabili in mezzo a un aumento di domanda. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato in questi giorni di avere abbattuto più di 60 droni ucraini. Ma alcuni video sui social media russi mostravano dispositivi che aggiravano le difese aeree e causavano esplosioni appunto in alcune raffinerie. Questi attacchi hanno contribuito nel corso di questa settimana ad un aumento di quasi il 3% del prezzo del greggio Brent. Secondo alcune analisi, l'Europa ridurrà la propria capacità di distillazione del greggio di circa il 7%. Entro il 2026 rispetto al livello del 2020 e, tenendo conto delle chiusure degli stabilimenti e della parte vendite, una grande corporation come Shell avrà ridotto la propria capacità di raffinazione del 33% durante lo stesso periodo. La capacità di raffinazione ridotta ha già contribuito ad aumentare il premio o l'importo aggiuntivo che le raffinerie possono addebitare per il diesel rispetto al greggio di riferimento. Anche se siamo su valori che stanno al di sotto dei massimi,
siamo comunque a un valore al di sopra della media di lungo termine e l'aumento di questi premi per i prodotti raffinati è stato molto maggiore del movimento dei prezzi del petrolio di riferimento. I futures sul gasolio, che seguono il commercio dei distillati in Europa, sono aumentati del 13,2% quest'anno, mentre i future del greggio Brent sono aumentati solo, tra virgolette, del 10%. L'Europa è ora più dipendente dalle importazioni di prodotti raffinati, ma è vulnerabile agli shock dell'offerta come gli attacchi alle navi nel Mar Rosso. Molti fornitori asiatici stanno percorrendo una strada più lunga attraverso l'Africa meridionale per aggirare il problema nel Mar Rosso. L'Europa faceva affidamento sulla Russia per circa un terzo dei suoi prodotti petroliferi raffinati prima che l'Unione Europea ne vietasse le importazioni come rappresaglia per l'invasione dell'Ucraina. La società di consulenza energetica americana Wood Mackenzie ha stimato che queste sanzioni non verranno allentate almeno fino al 2030, mentre i disagi nel Mar Rosso probabilmente persisteranno durante tutto quest'anno. Le raffinerie europee sono adatte a lavorare il petrolio russo definito medio acido, ma il passaggio ad altri tipi di greggio ha ridotto l'utilizzo della capacità di raffinazione europea. I tagli alla produzione da parte anche dell'Arabia Saudita hanno limitato la disponibilità di petrolio simile, che potrebbe essere un sostituto del greggio russo. Parliamo adesso di previsioni del tempo, perché è comparso un interessante articolo di Hanna Ricci su Our World in Data. La accuratezza delle previsioni del tempo è andata migliorando negli anni ed una previsione a 4 giorni, oggi, è precisa quanto lo era una previsione a un giorno 30 anni fa. Ricci spiega che il miglioramento nella precisione delle previsioni è dovuta a diversi fattori, tra cui il miglioramento nella quantità e qualità dei dati grazie al sempre maggior numero di satelliti e di centraline di rilevamento. Tutti questi dati vengono poi elaborati e l'aumento della capacità di calcolo dei computer ha a sua volta contribuito a migliorare la precisione delle previsioni. Ora il servizio meteorologico del Regno Unito, il cosiddetto Met Office, che pubblicò le sue prime previsioni meteo per la navigazione nel 1859, modella la superficie terrestre in quadrati di 1,5 km di lato, mentre solo negli anni 60 i quadrati avevano un lato di ben 90 km. Quello che Ricci ci sta dicendo in questo interessantissimo articolo è che le previsioni sono migliorate, ma la comunicazione delle previsioni non è altrettanto migliorata. Molti dei disastri più mortali degli ultimi decenni erano stati previsti con precisione e con anticipo, ma il fallimento comune è stato nella scarsa comunicazione. Sono soprattutto i paesi meno avanzati, ovviamente, a soffrire della mancanza di informazioni sul meteo, cosa che può fare la differenza quando si tratta di eventi eccezionali come alluvioni, cicloni o mareggiate. Conclude Ricci che è necessario uno sforzo maggiore da parte occidentale per rendere le previsioni del tempo più fruibili nei paesi del cosiddetto sud del mondo. Torniamo adesso a parlare di gas, non di metano però, ma del propano, che è il componente principale del GPL, usato come carburante in molte delle auto in circolazione e anche nel riscaldamento. Secondo la Energy Information Administration americana, le esportazioni statunitensi di propano hanno raggiunto il record di 1,9 milioni di barili al giorno nel dicembre 2023, che è il livello più alto da quando i dati sono pubblicati. L'aumento delle esportazioni è il risultato del più alto differenziale di prezzo del propano tra la costa del Golfo degli Stati Uniti e l'Asia orientale, il livello più alto da 10 anni, a causa della domanda petrolchimica e di riscaldamento degli ambienti. Quindi dagli Stati Uniti viene esportato più propano di quanto ne venga consumato e il propano viene consumato in tutto il mondo per il riscaldamento degli ambienti ed è sempre più utilizzato come materia prima petrolchimica nell'Asia orientale. Il consumo di propano come materia prima petrolchimica è stato guidato dalla domanda di propilene, che è una sostanza chimica di base
utilizzata per produrre polipropilene, una fibra utilizzata per realizzare interni di automobili, imballaggi e dispositivi di protezione individuale. Recentemente una maggiore quantità di propano esportato dagli Stati Uniti si è diretto verso l'Asia perché le riduzioni volontarie della produzione di petrolio greggio da parte dell'Arabia Saudita hanno ridotto le esportazioni di propano da quel paese e l'Asia è il mercato principale per le esportazioni di propano dal Medio Oriente. Secondo i dati di tracciamento delle navi, le esportazioni di propano dall'Arabia Saudita all'Asia sono diminuite del 22% dalla prima metà del 2023 alla seconda metà, mentre le esportazioni statunitensi di propano verso l'Asia sono cresciute del 6% nello stesso periodo. Le esportazioni annuali di propano dagli Stati Uniti verso l'Asia sono cresciute del 25% nel 2023 rispetto al 2022. La maggior parte di queste esportazioni è destinata a Giappone, Corea del Sud e ovviamente alla Cina. La Cina rappresenta la maggior parte della crescita delle esportazioni statunitensi verso l'Asia. Infatti le esportazioni verso la Cina sono cresciute del 49% nel 2023. La produzione di propano, ricordiamo, è un sottoprodotto della lavorazione del gas naturale e la produzione di questo gas negli Stati Uniti è aumentata rapidamente negli ultimi 10 anni di pari passo con l'espansione della produzione di gas naturale statunitense, soprattutto laddove si estrae il gas con la tecnologia del fracking. I progetti di espansione dei terminali di esportazione di propano americani nel 2019 e nel 2023 hanno consentito alle esportazioni statunitensi di aumentare di oltre 700.000 barili al giorno, ovvero il doppio delle esportazioni totali degli Stati Uniti nel 2018. Torniamo ora ad occuparci di Cina, perché le principali fonderie di rame cinesi hanno raggiunto un accordo per rallentare l'attività, adeguare i piani di manutenzione e rinviare nuovi progetti, ne ha riferito questa settimana Reuters sulla base di alcune notizie comparse in Cina. 19 fonderie cinesi hanno partecipato lo scorso mercoledì all'incontro ospitato dall'Associazione degli Industriali del Settore di Pechino. L'incontro ha avuto luogo dopo che una inattesa carenza di fornitura di concentrato di rame ha colpito i margini di profitto delle fonderie e ha lasciato molti soggetti a faticare per assicurarsi le forniture di materie prime. La notizia dell'accordo ha rafforzato il sentiment rialzista del mercato, con il contratto di riferimento del rame a 3 mesi sul London Metal Exchange che è salito al massimo di 11 mesi lo scorso mercoledì. Giovedì anche il contratto sul rame più scambiato sullo Shanghai Futures Exchange ha esteso il suo rally fino al massimo di quasi 3 anni. Per aumentare l'offerta di materie prime, le aziende del rame hanno concordato di accelerare lo sviluppo delle miniere di rame nazionali nonché di incrementare gli acquisti e l'utilizzo di materie prime di scarto di rame nazionali. Il rame, come sappiamo bene, è ampiamente utilizzato nel settore dell'energia, ma anche nei trasporti e nell'edilizia, e vede la sua domanda in forte espansione da parte del settore delle energie cosiddette rinnovabili. Le aziende hanno inoltre raggiunto un consenso nel fissare requisiti di ingresso più elevati per nuovi progetti di fusione e coopereranno con gli enti governativi competenti per controllare l'aggiunta di nuova capacità al settore. E dunque si conferma la tendenza a controllare e a regolare l'offerta di metalli per la transizione da parte della Cina. Infine parliamo delle decisioni di Shell, che ha fatto scalpore questa settimana annunciando di avere abbassato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio per il 2030 e di avere accantonato gli obiettivi al 2035, citando le aspettative di una forte domanda di gas e l'incertezza nella transizione energetica. Il ritiro di Shell dagli obiettivi di decarbonizzazione segue una mossa simile da parte della rivale BP lo scorso anno. Molti governi in tutto il mondo hanno rallentato l'attuazione delle politiche climatiche e ritardato gli obiettivi a causa dell'impennata dei costi energetici e delle preoccupazioni sull'offerta. Anche le major petrolifere sono state sottoposte a una maggiore pressione da parte degli investitori
affinché si concentrino sulle attività più redditizie, dopo aver riportato profitti eccezionali negli ultimi anni, mentre i rendimenti delle energie rinnovabili sono crollati. In un aggiornamento annuale sulla sua strategia di transizione energetica, giovedì scorso, Shell ha dichiarato che mirerà a ridurre del 15% l'intensità netta di carbonio dei suoi prodotti entro il 2030. In precedenza aveva puntato invece a un taglio del 20%. Misurare le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili in base all'intensità, anziché in termini assoluti, significa che un'azienda può tecnicamente anche aumentare la produzione di combustibili fossili e le emissioni complessive, utilizzando compensazioni o aggiungendo energia rinnovabile o biocarburanti al proprio mix di prodotti. Mark Van Baal, fondatore del gruppo di azionisti attivisti Follow This, di cui abbiamo già parlato in questo podcast, e che ha co-presentato una risoluzione sul clima alla prossima Assemblea Generale degli Azionisti di Shell, ha affermato che con questo passo indietro Shell scommette sul fallimento dell'accordo di Parigi sul clima, che richiede quasi il dimezzamento delle emissioni in questo decennio. Shell deve affrontare anche sfide legali sulla sua strategia climatica e sta facendo appello contro una storica sentenza del tribunale olandese che tempo fa ha ordinato di ridurre le emissioni di Shell più rapidamente di quanto stesse facendo. Come parte della strategia, Shell ha avviato riduzioni del personale a livello aziendale anche nella divisione soluzioni basse emissioni di carbonio, nel tentativo di risparmiare fino a 3 miliardi di dollari. Ha anche venduto la propria attività europea di commercio di energia, ha abbandonato i progetti eolici offshore e a basse emissioni di carbonio e ha messo in vendita le attività solari statunitensi, nonché ha messo in revisione il gigantesco complesso petrolchimico di raffinazione di cui dispone a Singapore. Ha inoltre annunciato l'intenzione di chiudere una raffineria in Germania e di uscire dalle travagliate operazioni petrolifere onshore della Nigeria. Ricordiamo che la società ha registrato un utile netto di 28 miliardi di dollari nel 2023 sulla scia delle forti vendite di gas naturale liquefatto e di petrolio, che erano ancora in calo del 30% rispetto ai guadagni record dell'anno precedente. Bene, è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e ci risentiamo la settimana prossima con Mai Dire Blackout. Se questo podcast ti è piaciuto, puoi seguire la serie sul sito della Verità all'indirizzo www.laverita.info/podcast.